Alla vigilia delle vacanze di Pasqua e nel primo giorno di primavera, Camera Marche, attraverso il proprio osservatorio sull'economia del turismo, gestito con ISNART, diffonde i dati 2023 sul comparto dell'accoglienza relativi alla Regione Marche. Cultura, mare, un buon rapporto qualità-prezzo sono queste le principali motivazioni dei turisti che scelgono di trascorrere una vacanza nelle Marche, commenta Gino Sabatini, presidente della Camera di Commercio. Abbiamo i dati dell'ISNAT, che è una società partecipata al sistema camerale, dall'Union Camere e dalle Camere di Commercio, che ci danno la possibilità di poter analizzare quei dati importanti che vanno a identificare come il turista che viene a visitare le Marche apprezza enormemente tante peculiarità che noi abbiamo. Una fra tutte, riesce a essere, diciamo, molto interessato al fatto che la qualità del nostro servizio, con la bellezza dei nostri territori, fino ad arrivare anche all'enogastronomia, ha un prezzo molto accessibile, perciò qualità-prezzo è molto conveniente essere qua da noi. Questi dati danno la possibilità alle istituzioni, dalla regione che è capofila nella promozione turistica del nostro territorio marchigiano, e noi, in quanto rappresentanti del settore imprenditoriale con le associazioni in categoria, di trovare quelle dinamiche importanti per valorizzare al meglio il turismo nelle Marche. Per questo Camera Marche ha commissionato ad ISNART un focus specifico sull'attrattività della destinazione Borghi, pensando anche ad incentivare i bandi destinati al settore. Abbiamo partecipato a un bando Certur europeo con la Politecnica delle Marche, dove 17 attività della ricezione si sono certificate per quanto riguarda la sostenibilità e digitalizzazione. Hanno avuto dei voucher per migliorare queste tematiche, e abbiamo notato che i turisti in queste strutture hanno apprezzato questa valorizzazione. Come Camera di Commercio, insieme alla Regione, abbiamo continuato il progetto sui borghi, dando dei voucher per chi va ad aprire delle attività all'interno dei borghi del territorio marchigiano. Qui un ringraziamento all'assessore Antonini, perché abbiamo voluto riproporre anche per il 2024 questo bando, e auspico veramente che le aree interne possano essere attenzionate da tutti quei giovani che vogliono aprire delle attività. La divulgazione della sintesi dello studio, che proietta verso la Giornata Nazionale del Turismo di ISNART e Union Camere, in programma a Roma il prossimo 27 marzo, è occasione per dare conto dei risultati del progetto per il turismo sostenibile di Centur, cui Camera Marche ha aderito con 17 imprese che hanno intrapreso, grazie al contributo erogato, percorsi per migliorare il proprio profilo di sostenibilità. In realtà Centur è partito durante la pandemia, quindi ha accompagnato le aziende in un percorso veramente interessante, e soprattutto quando circolarità e turismo ancora erano molto molto lontane dalle piccole e medie aziende. Quindi aver accompagnato queste aziende in 5 paesi europei a sviluppare le loro strategie, immaginare un futuro sostenibile per le loro attività, è stato veramente interessante, non senza difficoltà, e soprattutto abbiamo oltre alle risorse formative, abbiamo formato anche chi è preposto a supportare queste aziende in futuro, quindi i partner hanno delle competenze adesso per affrontare la transizione. Per quanto riguarda le Marche, in quanti hanno partecipato? Abbiamo supportato 17 aziende sulle 67 totali, e tutte hanno usufruito di un voucher e di un supporto finanziario alla terza parte, come si chiama, che di circa 5.500 euro per implementare le azioni che avevano deciso di portare avanti dopo la parte di formazione. 23 i comuni interessati in tutta la regione, con alcune testimonianze dirette che sono arrivate anche in questa occasione per spiegare come la sostenibilità incida nell'offerta turistica e ancor più nella scelta della destinazione. Sentiamo alcuni imprenditori del settore. Da molti anni ci stiamo sensibilizzando un po' alla sostenibilità e al green, un po' di tutti i nostri servizi che offriamo al nostro pubblico. I nostri clienti sono prettamente stranieri, lavoriamo nel campo dell'incoming, e vediamo la necessità e la sensibilizzazione anche da parte dei nostri clienti
nel green e nell'ecosostenibilità, e quindi stiamo, diciamo, trasformando un po' tutti i nostri servizi con un occhio riguardo alla sostenibilità. Quindi grazie anche a Centur, al contributo che abbiamo ricevuto, abbiamo, diciamo, ampliato i nostri servizi in questo campo. Che cosa piace di questi posti agli stranieri? Noi siamo specializzati nel wedding, quindi siamo da circa 10 anni, ci occupiamo dell'organizzazione di matrimoni per stranieri che scelgono Petritoli, una destination wedding ormai molto famosa nella nostra regione, e al turista piace l'originalità, le tradizioni e anche diciamo, l'aspetto incontaminato che le nostre valli regala. Quindi da diversi anni stiamo cercando di regalare al turista non solo una semplice vacanza, ma un'esperienza sempre più green. Nella nostra azienda abbiamo apportato delle modifiche in quanto non usiamo più la plastica. Inoltre abbiamo rinnovato la nostra piscina con un filtraggio al sale, questo ci permette di non usare più, abbiamo quasi azzerato l'utilizzo di cloro e di pH. E inoltre stiamo, ecco, usando delle tecniche, insomma delle pratiche che ci aiutano a risparmiare sia acqua che anche l'energia elettrica, e inoltre anche nel nostro ristorante, ecco, siamo riusciti a ridurre i nostri sprechi. Io già dall'inizio dell'apertura della mia attività avevo, diciamo, questa consapevolezza di voler portare nel territorio una maggiore sostenibilità per quanto riguarda la mia attività riguardo l'ambiente. E con la partecipazione a questo bando del Centur, prima abbiamo ottenuto, diciamo, delle informazioni da parte degli enti per quanto riguarda la possibilità di rendere più sostenibile e quindi di migliorare il nostro impatto sull'ambiente, soprattutto per quanto riguarda la riduzione dei consumi energetici, elettrico e idrico. E per quanto riguarda la riduzione dei rifiuti, l'impatto per quanto riguarda la comunicazione con gli ospiti che vengono a visitarci nella nostra struttura e anche verso i nostri dipendenti, e la comunicazione nei confronti del nostro paese, che, diciamo, della nostra comunità. E la consapevolezza sta aumentando riguardo questi temi, è uno dei maggiori topic per quanto riguarda il turismo nel 2024. E l'essere uno dei promotori di questa, diciamo, ideologia è una cosa che ci rende molto, molto fieri. Quindi, ecco, abbiamo fatto parte di questo progetto, l'Ecolabel, cioè, diciamo, che ci siamo divisi in 3 filoni. In diverse categorie nel progetto. Io facevo parte del gruppo che faceva la richiesta per il marchio di sostenibilità ambientale a livello europeo. Quindi abbiamo fatto la richiesta per l'ottenimento dell'Ecolabel. Per questo abbiamo dovuto sottostare a 67 criteri molto restrittivi, e quindi è un marchio che viene riconosciuto a pochissime strutture in Italia. E a valenza europea, e quindi molto importante. Oggi c'è sempre più consapevolezza del tema della sostenibilità, lo vediamo sia dal punto di vista dei viaggi sia dal punto di vista della ricerca degli alloggi. Le persone vogliono comunque sia trovarsi in ambienti consoni e sostenibili, che abbiano comunque un buon grado di attenzione all'ambiente e siano fruibili e avere tutte le attenzioni necessarie al turismo, diciamo, di questi anni. Sicuramente anche da un punto di vista di viaggi abbiamo notato che il tema della sostenibilità è sempre più attenzionato, e lo vediamo proponendo comunque sia ai nostri clienti viaggi dove c'è un'attenzione alle popolazioni locali, c'è un'attenzione al rispetto dell'ambiente, c'è un'attenzione alla proposta turistica di uno slow travel, quindi in qualche modo di un modo di viaggiare più consapevole, più lento e più, diciamo, attento a tutte le declinazioni della sostenibilità, quindi sia ecologica, sia economica, sia sociale. Un tipo di vacanza così costa di più? Un tipo di vacanza così non costa di più, un tipo di vacanza così, diciamo, distribuisce meglio le risorse economiche su tutti gli attori della filiera turistica, questo sicuramente sì.
Su un costo maggiore direi di no, direi assolutamente di no. Sono turisti italiani, stranieri che fanno attenzione a questi elementi? C'è una differenza? Allora, sicuramente il turista internazionale, quindi un turista straniero, soprattutto quando arriva nei nostri territori, fa attenzione a queste cose, sicuramente ci pone insomma, il suo sguardo. Il turista italiano diciamo, lo richiede di meno, ma quando gli viene proposto ne è contento e sicuramente lo apprezza. In Italia sta arrivando piano piano questa consapevolezza del bisogno di sostenibilità e credo che nei prossimi anni sarà un tema centrale di tutte le attività turistiche italiane. Penso anche non solo, visto insomma come il nostro pianeta ci sta diciamo, in qualche modo dando dei segnali.